La storia di Palazzo Moroni comincia nel 1636. Per il suo matrimonio con Lucrezia Roncalli, Francesco Moroni comincia la costruzione di questo gioiello del barocco a Bergamo. Le carrozze attraversavano l'atro e si fermavano qui, facciata sobria, interni monumentali. Esatto, questa corte è dominata da una nicchia con una statua di Nettuno che rievoca un ninfeo dell'antica Roma. Lo scalone d'onore e i celebri affreschi. Qui nel 1649 il pittore Gian Giacomo Barbello affresca la storia d'amore impossibile fra un dio e una donna mortale, amore e psiche. Nella sala dell'età dell'oro una preziosa collezione d'arte. Tra i capolavori il Cavaliere in rosa di Giovan Battista Moroni della metà del Cinquecento e il ritratto di sua moglie Isotta Brembati, elegantissima, con una donnola al posto di una sciarpa e un ventaglio di piume. Nella sala dei giganti lo sguardo è rivolto al soffitto. La bravura del pittore è trasformare una storia erudita in una vicenda piena di carnalità e perfino di ironia. Al centro del salone da ballo lo stemma di famiglia. C'è un gelso, un albero che ricorda la fortuna della famiglia nel settore tessile per la coltivazione dei bachi da seta. Gelso in latino si diceva morus, in bergamasco muru, che ricorda il cognome di famiglia. All'esterno del palazzo i giardini pensili. Siamo nel primo terrazzamento, un tipico giardino formale all'italiana, con aiuole potate d'arte in cui abbiamo piantato fiori gialli e rossi, i colori di Bergamo, in omaggio alla città. E poi due ettari di campagna nel cuore della città. Palazzo Moroni conserva eccezionalmente la tipica ortaglia, uno spazio verde che serviva per alimentare il palazzo, alberi da frutto, orti. Oggi è un polmone verde che Edfile ha restituito al pubblico proprio perché torni a respirare dopo la tragedia del Covid.